Ciao, eccoci qui a aspettare il Natale, un periodo di serenità. Tu come stai? Sei serena? Ah, questo è un video per chi viene scartato proprio prima di Natale. Questo può succedere spesso a una persona che viene lasciata appunto prima di Natale, quando non sa ancora di essere stata in una relazione di qualsiasi tipo con un alieno. Non capirà cosa significa scartata e dirà: sono stata lasciata probabilmente per colpa mia, perché non sono abbastanza di questo, non sono abbastanza di quell'altro, sono troppo questo e sono troppo poco di quell'altro. Soprattutto se una persona viene lasciata prima di Natale, la sensazione, anche se questo non viene detto, è che non è adeguata come familiare, perché il Natale. Sì, è la festa della luce principalmente, secondo me, però poi succede che si festeggia sempre in famiglia. A Natale si cerca sempre di raggiungere la famiglia se si abita lontani e poi comunque si sente la famiglia, tutti i familiari, ci si fa gli auguri e poi si fanno i pranzi e le cene e si rivede dei familiari con cui magari non si è mai in contatto. E così se qualcuna di noi viene lasciata e io dico scartata prima di Natale, ecco che il messaggio che passa anche solo subliminalmente è che non sei adatta per far parte della famiglia. Quindi puoi essere una lontana amica o un'amica però non molto speciale, non molto importante, forse sei un amante che però gli alieni fanno così, no? Anche se sei amante, ti fanno credere che sei molto più importante di quello che sei in realtà, ovviamente, perché così ti tengono lì, stai a disposizione perché tu ci credi alle stupidaggini che ti raccontano, che sei importante, che sei veramente speciale, che loro passerebbero tutte le ore della loro vita con te, però non possono perché hanno altri impegni purtroppo ancora molto importanti di cui non possono fare adesso, di cui non si possono liberare, oppure hanno, sai, i bambini, poi sembrano loro molto dei padri molto amorevoli e quindi non possono farlo e non se la sentono, e qualche moglie e qualche altra amante, probabilmente dico io, però questo non. Ovviamente loro ti rappresentano solo una faccia perfetta, però adesso non volevo parlare di quello, ma di come fare per stare meglio se succede questo. Allora, tipico. Allora, può succedere nella vita che ci si lascia, però questa è la premessa che voglio fare a questo video. Quando ci si lascia con persone naturalmente normali, in situazioni naturalmente normali, quando si è avuto un rapporto naturalmente normale, ci si lascia una modalità più o meno. Ci si lascia più o meno in questo modo. Intanto le cose non vanno bene già molto prima. Si tenta ovviamente di parlarne quando non vanno bene. Poi si tenta forse di prendere di mettere in pratica qualche soluzione, quindi di prendere qualche provvedimento. Ovviamente due persone che stanno insieme ci tengono al fatto di stare insieme. Ma non solo perché c'è magari un grande amore o c'è stato un grande amore che si vuole salvare quando le cose non vanno bene, ma per il semplice fatto che così è nella vita: se tu hai qualsiasi cosa, anche una cosa materiale, o un'esperienza, o un lavoro, normale è voler mantenere quella cosa. Certo che poi quando tenti di mantenerla e non funziona, e poi tenti di correggere qualche altro aspetto e poi non funziona. E provi un'altra soluzione, neanche quella non funziona. È ovvio che poi a un certo punto pensi di voler cambiare, però prima si è tentato di mettere in pratica le soluzioni. Che in una coppia significa ne avete parlato, avete provato a mettere in pratica una soluzione, poi ne avete riparlato, avete parlato se quella soluzione è servita a qualcosa, se forse bisognerebbe fare qualcos'altro, come vi sentite, come non vi sentite, se sta funzionando o non sta funzionando. Ecco, e poi a un certo punto, se proprio si capisce che non funziona, entrambi consapevoli che non funziona, che avete provato a salvare la cosa e non funziona, allora un po' entrambi consapevoli del fatto che non conviene forse continuare su questa
linea, entrambi d'accordo di forse rimanere amici oppure entrambi d'accordo su forse inizialmente non sentirsi per un po', ecco, eccetera, eccetera, così si lasciano le coppie normali e di solito non succede prima di Natale, perché prima di Natale hai da fare tantissime cose. Questo volevo dire, visto che questo modo di lasciarsi dura nel tempo, non succede mai così una sorpresa per uno dei due, perché se è una sorpresa per uno dei due significa che l'altro ha fatto tutto questo procedimento da solo, quindi è uno che non collabora, quindi non voler neanche, non volere, questo è imperativo, non volere, non volere voler stare con loro, per favore, perché non, evidentemente è una persona che non lo sta facendo già da tempo, non sta collaborando con te, ma si sta facendo i suoi calcoli, tipico della persona intrappolata nel proprio ego, ego che fa i propri conti, pensa a quello che conviene a lui e quindi non ti vuole bene, nel senso ti vuole, appunto, ti vuole finché gli fa comodo e poi vedi, prima di Natale non gli fa più comodo perché semplicemente si ricorda che adesso forse deve prendere il regalo anche per te, ma lui magari non voleva spendere energie, adesso aver problemi o forse ti ha talmente raccontato la storia dell'orso che tu sei importante che adesso si rende conto che, oddio, adesso dovrà stare con te per Natale, ma non sapeva quando includerti perché sai, la famiglia non sa niente di te, per esempio se sei l'amante o che ne so, anche non voleva rapportarsi così profondamente come ti ha fatto capire, e allora forse lui va al pranzo di Natale dai suoi genitori, ma non aveva la minima intenzione di presentarti, oppure se ha una ex moglie, probabilmente lui dice sempre ex, poi chissà se è vero, dei bambini, ovviamente lui vuole stare con i bambini, poi si vorrà fare anche la giornata di sci e insomma tutte quelle cose che le persone fanno per Natale, e adesso è un po' un peso includerti, se tu anche gli hai chiesto di passare un po' di tempo insieme, ignara di non essere importante, no? Pensi di essere importante, lo pensavi, e allora visto che lui ti diceva che vuole passare tutti i minuti della sua vita con te, ma purtroppo non può, invece tu pensi che magari durante le feste potreste trovare una serata, ti stai già preparando e pregustando, gliel'hai detto e così ti sei anche, diciamo, fregata, no, dal punto di vista della tua vita, perché così ti sei salvata, perché ecco che lui ha pensato bene di lasciarti, con la scusa sicuramente non è colpa sua, forse è colpa tua, molto probabilmente è colpa di una terza persona, se lui ti stava trattando benissimo fino a quel momento sarà sicuramente colpa della moglie super gelosa, della ex moglie, oppure dei figli che forse stanno sospettando qualcosa e lui non vuole appunto i figli, oppure per, che ne so, genitori difficili che adesso no, li rompono le scatole, insomma tutta la sua vita lui capisce che è difficile gestire, che anche se ti vuole bene non vuole farti soffrire. E cosa fa? Ti lascia prima di Natale? Non vuole farti soffrire perché ha capito che adesso per adesso non può, a malincuore, no? Suo malgrado, non può includerti, lo ha capito adesso che è Natale, hai capito che tutte queste cose sono strane, si sta arrampicando sugli specchi e comunque appunto stavo dicendo che se fosse veramente un rapporto in cui entrambi ci tengono, e visto che tu stai guardando questo video, stai spendendo il tuo tempo per capire cosa sta succedendo, cosa è successo e come fare, probabilmente ancora col pensiero di come fare per recuperare, anche ecco, te lo sconsiglio sinceramente, però forse lo capirai quando arriviamo alla fine del video. Ecco che tu ci tieni, quindi se c'è qualcuno che non ci tiene, forse è lui. Ecco che appunto stavo dicendo che questi rapporti che veramente importanti, che quando ci si lascia nella modalità in cui che ho presentato, ecco, se succede invece all'improvviso, soprattutto prima delle feste, sicuramente non era un rapporto di quel tipo, anche perché appunto proprio perché ci vuole tanto tempo per lasciarsi, una persona un minimo se lo può programmare, ecco, e non ha fretta di farlo prima delle feste. Se qualcuno ha fretta di lasciarti prima delle feste, è perché durante le feste si è programmato o programmata di fare qualcos'altro in cui tu non vieni inclusa e sarà difficile spiegarti perché non verrai mai inclusa o incluso. E allora la cosa più facile, sai che gli alieni fanno le cose che gli convengono, tanto ingenua come sei, ti ripescheranno come niente, dopo le ferie tu mi dirai no, non mi richiameranno più, ma invece basta che aspetti un po' e vedrai che dopo le ferie ti richiamano. E allora tu non sapendo tutta questa cosa, adesso eri triste prima delle vacanze, invece di passare il tuo tempo a addobbare la tua casa e a comprare regali, andare in giro, a assaporare l'atmosfera natalizia e accendere le lucette in casa,
l'hai speso ovviamente a rattristirti, a piangere, a disperarti. Invece no, io ti consiglio di accendere le lucette, anzi accendere proprio luci, anzi accendiamo proprio i fari e puntiamoli proprio su questa situazione per capirla benissimo come funziona. E adesso mi sono presa proprio due o tre punti. Allora, il primo punto, l'ho già detto, adesso parlando, è che succede così all'improvviso, prima di Natale, questa cosa appunto non è normale. Se succedesse all'improvviso in un altro momento dell'anno sarebbe comunque strano, perché appunto queste cose, tipo il lasciarsi, non succede all'improvviso, a meno che tu non abbia fatto qualcosa di talmente, talmente strano, anche tu qualcosa di improvviso, o che lui all'improvviso lo ha scoperto, che praticamente scioccato ti lascia. O scioccata, però non andrò, ok. Altrimenti in tutte le altre situazioni non succede all'improvviso. Se succede all'improvviso, e soprattutto se lui si dispiace tantissimo, che anche lui dispiace, questo non ha nessun senso, perché queste cose improvvise o hanno proprio una spiegazione molto 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 importante, per esempio, ecco. Che sì, che adesso non mi viene in mente, però una spiegazione che proprio non fa acqua da nessuna parte, nel senso, una spiegazione chiara. Però mi sembra strano immaginarlo, perché qualsiasi cosa sia, se voi siete una coppia, o voi siete anche, può succedere anche con un'amica, ecco, però è più facile che succeda con una coppia. Se dovesse essere successo qualcosa di improvviso e importante, se ne parla. E se lui ha bisogno di stare lontano per Natale, semplicemente te lo dice e non ti lascia, hai capito la situazione? Ecco. E quindi queste cose improvvise sono strane, e soprattutto se sono improvvise prima di Natale. Poi, appunto, la colpa. Fai attenzione quando ti ha lasciato, di chi è la colpa? C'è sicuramente qualcun altro, cioè lui ti lascia per colpa di qualcun altro. Ah, perché lui, santo, non vuole ferire qualcun altro, non vuole dispiacere ai propri figli, non vuole, che ne so, trascurare il proprio lavoro, proprio prima di Natale, non vuole, che ne so, dispiacere ai propri genitori che avevano in mente qualcun altro. Questo succede soprattutto nelle coppie giovani. I miei genitori sognano un'altra cosa, oppure non riesco a andare contro i miei genitori, sono così forti, hanno già programmato la mia vita. Ecco, scuse di questo tipo. Poi ci può essere una situazione, diciamo, in cui lui non potrà brillare come ha fatto, soprattutto se vi vedete poco, soprattutto se lui abita lontano, vi vedete poco, o soprattutto se in una situazione in cui lui ha già una famiglia e tu sei subentrata dopo, e lui ti dice sempre: non avrei, sì, mi dispiace quasi di avere questa famiglia, perché se fossi libero potremmo stare insieme. Ecco, in quelle situazioni, per l'alieno, per la persona intrappolata nel proprio ego, a quella persona piace avere delle situazioni in cui si può presentare come vuole, quindi lui scrive proprio il proprio copione. E questo è molto facile con una persona appena conosciuta, che la tieni lì così, come pubblico, da vedere quando ti va, quelle 3 volte a settimana per 2 orette alla sera, ecco. Allora così è facile presentare appunto la storia dell'orso, il tuo ruolo del perfetto. Allora questo, se poi c'è il pericolo di non poter portare avanti questa storia, perché adesso in qualche modo questo alieno dovrebbe o ammettere che ha una famiglia, perché altrimenti come si spiega dove va a Natale? Ecco, queste situazioni potrebbero succedere quando c'è una situazione in cui lui non può più interpretare il ruolo perfetto. È molto utile, secondo me, analizzare quando succede, se ti è successo di essere stata lasciata prima adesso di Natale, prima di qualsiasi festività, prima di qualsiasi momento importante, o anche prima di un tuo momento importante, per esempio prima di una laurea, prima di un esame, prima di un concorso di qualsiasi tipo importante. Lì è utile analizzare quello che lui ti ha detto per lasciarti, proprio tutti i dati. Semplicemente te lo scrivi, fai finta di essere Sherlock Holmes e che devi organizzare questi fatti sulla carta per capire meglio la situazione. Quindi ti butti giù quello che ha detto, se è logico, non è logico, se
se può stare insieme con quello che diceva prima, se è congruente, hai capito? Ecco. Allora, il messaggio appunto che arriva a te subliminalmente è la cosa più importante adesso da risolvere. Soprattutto mettiamo in chiaro questa situazione. Se lui, io dico lui, ma insomma se è una lei, correggiti il genere, se lui ti ha lasciato appunto prima delle feste, oltre a tutto quello che ho detto fino adesso, è una persona guasta, come se, ecco, già l'alieno è una persona in disequilibrio, è guasta dal punto di vista emozionale, non è la persona adatta per essere un partner. Allora, anche la codipendente non è in equilibrio, però è molto più piacevole, anzi è molto piacevole stare insieme con una persona codipendente perché è molto empatica, ti aiuterà sempre, ti ascolterà, ti aiuterà a chiarirti le idee sulle tue cose, vedrà qualcosa che sa che ti piace e sa che ti piace proprio perché è empatica, riesce a immedesimarsi, sa quello che ti piace, vedrà qualcosa che ti piace, te lo comprerà, non potrà fare a meno perché lei è felice di farti felice, perché sente tutte le tue emozioni e le dispiace tantissimo appunto quando sei triste, quindi ce la metterà tutta per tirarti fuori da quella tristezza. Mentre appunto una persona intrappolata nel proprio ego, un alieno, come lo chiamo io, lui non ti sente, non è adatto per una relazione di qualsiasi tipo di intimità, di affetto, quindi non per essere un amico, non per essere un partner, non per essere un padre, non per essere un fratello, insomma, tutte queste cose familiari. A proposito di Natale, lui proprio non è la persona adatta, come hai visto se ti ha lasciato proprio prima delle feste, perché lui non capisce che questo potrebbe far molto male una persona e fare in modo che quella persona che è stata lasciata prima delle feste passi le festività malissimo, dove tutti sono felici e questa persona soffrirà. E tra l'altro per Natale sia proprio una festività che dura tanti giorni, quindi stiamo parlando di tanti giorni di questa sofferenza proprio ancora più, ancora, non voglio dire aumentata, volevo dire accentuata da questo proprio contrasto con gli altri che invece stanno bene in famiglia e tu che sei stata lasciata. E stavo dicendo, scusa, mi sono dimenticata, guardo gli appunti, sì, è che lui praticamente, questo è importante da rendere, che tu ti renda conto, che noi ci rendiamo conto, che lui in questo modo non funziona, è come una persona che però non funziona, ha un deficit. E tu lo puoi anche avere come compagno di lavoro perché forse è molto bravo a lavorare, ecco, però come partner, per esempio, no, è come, non so come dire, come se fosse una scarpa, avrebbe un buco. È una scarpa, sì, è una scarpa, però non è utile per quello che dovrebbe essere utile, quindi non si può usare, ecco. Oppure un vestito che è strappato, non ti serve, non ti scalda se è strappato, ecco. Quindi tu vedi, sì, è un vestito, però non lo voglio perché è strappato. E la stessa cosa si dovrebbe dire dell'alieno. Sì, vedo, è il mio partner, adesso però mi sono accorta che è narcisista, per esempio, che è un alieno, quindi è un affettivo, e allora no, mi dispiace, anche se è una bella scarpa, col buco non lo posso usare perché sarei sempre scomoda, sarei a soffrire, comunque la scarpa non farebbe il suo compito, nel senso che non mi terrebbe al caldo e non mi isolerebbe la pianta dei piedi dalla strada, ecco. E così bisogna guardare a questa persona, adesso che hai capito cosa ha fatto e che tipo di persona è. Bisogna vedere questa persona come, mi dispiace, ma come se ha un handicap, come appunto un vestito strappato, come se fosse un cellulare senza scheda, come un regalo infiocchettato, ma apri, non c'è niente dentro, cosa ti serve? Non ti fa felice, anzi tutto il contrario, tu pensavi, perché se non hai un regalo, pazienza, la vita ti piace lo stesso, però poi ricevi un regalo, quindi sei felice, questo ti crea un'aspettativa, poi lo apri e vuoto, allora, cioè, perché me l'hai dato? Lasciami stare che stavo bene prima, perché sei entrato nella mia vita per infiocchettarmi tutta questa storia dell'orso e poi toglierti e adesso sto male, no? È ovvio che gli orientali dicono non crearti le aspettative, sì, ma a un certo punto uno non può non credere a niente, quindi se tu mi hai creato un'aspettativa semplicemente presentandomi questa cosa in settembre, dicevi che per Natale andremo insieme a sciare, adesso è Natale e mi lasci, hai capito che è ovvio che c'è un po' di scombussolamento.
Ecco, allora la cosa importante è rendersi conto che purtroppo, anche se non lo sapevamo, quella persona ha un deficit di... non può stare nei rapporti, ha una mancanza. Quindi, alleluia, meno male, l'abbiamo visto, meglio tardi che mai. Certo che si soffrirà un po', certo che ci dispiacerà, però molto meno quando capiamo questa cosa, perché in realtà qualcuno potrebbe pensare, grazie a Dio, me ne sono accorta, insomma, prima o poi è meglio accorgersi prima. E allora il problema numero due subentrerà dopo le vacanze, quando lui ti richiamerà. Tu dirai: no, ma non mi richiamerà più. Sì, ti richiamerà, soprattutto se adesso hai capito questa cosa, quindi smetterai di pensare proprio a lui, perché in questi termini si pensa di solito quando si viene lasciati in questo modo brutale, se posso dire, si pensa: dove ho sbagliato, se avessi fatto così, forse ero troppo questo, forse ero troppo quello. Quindi continui a pensare a lui, ai momenti con lui, e che adesso tu, per colpa tua, perché non sei adeguata e non sei adatta per fare un membro della famiglia, perché sei strana, e te lo dicevano già i tuoi genitori, chiusa parentesi. E allora tu pensi come avresti potuto fare, e che lui, appunto, e pensi che lui hai perso tutti quei momenti, e che lui è fantastico, e che lui ha scelto di stare in famiglia perché lui comunque è bravo, lui ha tutte queste cose, perché lui ha una moglie, lui ha dei figli, lui ha dei genitori, lui ha tutte queste persone che lo adorano, e tu per paragone non sei niente, quindi continui a pensare a lui. Ecco, quando invece smetti di farlo, entri in contact mentale, allora lui sente tantissimo questa improvvisa mancanza di energia, perché quando noi pensiamo a una persona le inviamo energia. Qualcuno potrebbe anche non credere a questa cosa, però noi abbiamo avuto un sacco di feedback da tantissime ragazze che hanno provato a farlo e che mi hanno scritto, e hanno scritto anche sotto i video: nel momento esatto in cui ho smesso di pensarlo, perché non è facile, non è che tu puoi farlo da un momento all'altro, anche se lo provi, oddio, se ti riesce, ben venga. Di solito bisogna tentare un po' di volte, poi quel giorno in cui ti svegli e ti sei completamente dimenticata, perché sei in questa disciplina che riesci a pensare sempre ad altro, lui richiama, e questo succede sempre, significa che lui sente queste cose, e quindi lui sentirà. Quando, se tu entri in quello che noi chiamiamo un contact mentale, sentirà, perché smetterai di pensare a lui. All'inizio è difficile, poi lo ripeto sempre questo, basta. All'inizio è molto difficile, poi invece con la pratica diventa facile ed è anche piacevole, non solo perché non pensi più a lui che ti crea pensiero, che ti crea sofferenza, ma soprattutto perché pensi alle tue cose, riesci a realizzarle, e quell'energia la mandi a te, perché l'attenzione è energia, è come concime per le piante, così l'attenzione è per noi, per anche far fiorire e crescere la nostra vita. Bene, penso di aver detto tutto. Io spero di tornare, questo almeno non dovevo dirlo perché poi magari non succede. In realtà avevo pensato di registrare un po' di video per Natale, perché l'anno scorso avrei voluto farlo, invece sono arrivata in ritardo, invece penso che appunto proprio il Natale è dedicato, è importante stare insieme con chi si vuole bene, e io voglio bene a questo canale e a molte ragazze che mi ascoltate e mi commentate sempre. E quindi mi piace stare qua, spero di fare dei video che sono così necessari proprio adesso prima di Natale. Intanto ti auguro una bella atmosfera, di accendere le lucette, e così di vederci chiaro, ma anche di avere luce e positività intorno a te per questo momento dell'anno in cui c'è molto... Allora, in cui intanto ritorna la luce, perché questi sono, per esempio, oggi è il solstizio. È il giorno più buio, nel senso il giorno più corto, la notte più lunga. Ed è il momento perfetto per il raccoglimento e per pensare a tutto quello che vuoi che succeda nell'anno nuovo. Quindi un po' di programmarsi mentalmente, a proposito di aspettative, di crearsi l'immagine chiara di quello che vuoi essere e raggiungere e creare, per aiutare così questa cosa affinché si crei. E questo sia il momento adatto, perché è come appunto la pausa tra due respiri della terra. Quindi quest'anno passato l'abbiamo inspirato e espirato, 6 mesi di ispirazione, 6 mesi di espirazione, e adesso c'è questo giorno di pausa, e poi si riparte di nuovo con una inspirazione che durerà 6 mesi. E io credo che in questo giorno si decide un po' come sarà, no? Le dai un po' il colore, le dai la nota.
in cui partire, ed ecco che si parte in quella tonalità, con la frequenza scelta. Quindi oggi pensare solo le cose positive, e se eri triste, sforzati di pensare a tutto il positivo, trova il video, trova il libro, trova l'immagine, e tutto il resto penserai domani, dopo che avrai ingranato con il piede giusto, e vedrai che tutto il resto sarà risolvibile in modo molto più efficace e positivo. Grazie, e spero di vederti anche nel prossimo video. Ciao, ti abbraccio tantissimo.